E riaccendiamo il monitor di Catanzaro in forma. Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, insomma, quello che è, spettatori del web che ci seguono con affezione in queste puntate settimanali. Oggi non è giovedì, è martedì, e per giovedì si avrà un'altra puntata di monitor, è diciamo una puntata extra. E per meglio celebrarla potremmo andare a teatro, sempre che ce lo consenta il direttore del Teatro Politeama, che abbiamo qui ospite in studio, Aldo Costa, direttore Buonasera, buonasera a tutti. generale della Fondazione Politeama. Parleremo della fondazione e tutto ciò che le gira intorno. Ho qui con me Ugo Palmerino. Buonasera, Sì, Ugo. Lello, buon pomeriggio a te e a tutti i web spettatori. Come sappiamo, lo spettacolo, così come la cultura più in generale, sono fondamentali nella vita di ogni comunità. Ma qual è lo stato dell'arte e dello spettacolo nella nostra città e soprattutto quali sono le sfide e le opportunità che si appresta ad affrontare? Bene, di questi temi ci occuperemo oggi con il nostro ospite in studio che sicuramente risponderà a tutte le domande che giungeranno sulla nostra pagina Facebook. Bene, Costa, se dovessimo andare realmente a teatro in questa stagione, al Politeama, cosa troveremmo in cartellone? Beh, se dovessimo andare a teatro così come siamo andati sin dal mese di settembre, perché la programmazione è cominciata a settembre con una serie di eventi, ovviamente non solo della stagione teatrale del Politeama, ma anche con ospiti d'eccezione, concerti, rassegne, iniziative varie. Da questo punto di vista, diciamo, il Politeama continua a garantire quella continuità di programmazione e quindi già questo è un fatto estremamente positivo, Perché estremamente ci sono, positivo. per chiarire, per chi magari non è aduso, ci sono, diciamo, le stagioni in abbonamento e intercalate a queste stagioni, a queste iniziative, esempi da mai, ci sono anche delle iniziative extra Sì, che vanno in certo, onda perché durante. la possibilità di avere uno spazio come il Politeama all'interno della nostra città con una capienza di circa 1.000 spettatori, quindi una serie di spettacoli, di eventi, di concerti, di manifestazioni, solo al Politeama si possono È fare, per vero. cui abbiamo avuto questa serie di iniziative che, come giustamente diceva lei, si poi vengono, come dire, accompagnate da quelle che sono le varie stagioni. Noi abbiamo già fatto a cavallo tra dicembre e gennaio una nostra prima rassegna denominata Opera e Danza con due opere liriche, anche la rappresentazione di due opere liriche e di due balletti. Questo è stato un fatto importante perché è ritornata la lirica al Teatro Politeama dopo qualche anno di Dopo assenza. qualche anno, sempre, dopo una lunga tradizione, abbastanza, Certo. anzi, gloriosa. Certo, io direi proprio così, una gloriosa tradizione, vorrei ricordare magari Esatto, perché sarebbe anche il caso. l'Aida di Zeffirelli, uno dei capolavori assoluti della lirica mondiale, è stata ospitata al Teatro Politeama, così come il Rigoletto, così Certo. come la Mi pare che Traviata. l'esordio nel 2002 fu proprio un'opera con, mi pare che c'era un Va Pensiero, se non ricordo male. Lei ricorda Ma sono esattamente l'inaugurazione, che era a novembre, mi la serata pare, inaugurale, novembre del 2002, 2002. esatto, perché abbiamo celebrato il ventennale proprio l'anno scorso, L'anno insomma. scorso, sì, Sì, due è anni fa. stata sì. E in quell'occasione l'orchestra era quella della Fondazione dell'Arena di Verona, Perfetto. che aprì l'inaugurazione, il concerto con il Va Pensiero, quindi con un pubblico straripante, grande E entusiasmo. certo. Io ricordo che nelle prime stagioni abbiamo dovuto interrompere la campagna abbonamenti, perché era così tale la E richiesta certo, ma era stata che, grande l'attesa, diciamo, perché la tradizione grande lirica, attesa, grande cose, si riuscivano anche a fare 3 serate per ogni singolo spettacolo. Ma questo ovviamente ci stava, perché dopo tanta Beh, certo. attesa per avere un nuovo teatro a Facciamo un po' di Catanzaro, storia, che è bella. Pare che il Carlino il cosiddetto cosiddetto. fu distrutto, fu insomma nel 1938 Sì. Beh, per un'esigenza di ammodernamento. se andiamo a pensare quindi ad un teatro, un grande teatro proprio che possa ospitare grandi rappresentazioni di opere liriche, grandi concerti, grandi compagnie di prosa, beh, si è dovuto aspettare il Teatro Politeama, però lasciatemelo dire, qualche anno prima con gli amici che
che lei ricorda benissimo, con gli amici della cooperativa Nuove Ipotesi. Siamo certo, sì. Lei ricorda bene che in grandi stagioni di jazz. Qualche anno prima però l'operazione di restituire alla città la fruizione del Mascheri. Esatto. Il cinema Mascheri, teatro sì. Mascheri, che era un cinema a luci rosse, ormai esatto, abbandonato, sì. La cooperativa intervenne in quell'azione e voglio dirlo, voglio ricordarlo anche in questa occasione, senza alcun intervento e finanziamento pubblico, ma noi soci della cooperativa ci tassammo per cercare di riaprire il Mascheri e anche in quell'occasione attraverso il circuito, all'epoca c'era il consorzio teatrale calabrese, esatto, sì, attraverso sì. quel circuito cominciammo ad organizzare anche le rassegne teatrali, ma c'era anche la programmazione cinematografica che, diciamo la verità, era quella che consentiva la tenuta del teatro. Beh, a questo punto mi tocca ricordare che Aldo Costa è una personalità dalle molte sfaccettature, no? È un affermato professionista nel mondo del diritto, è stato anche docente universitario, se non ho, alla scuola di specializzazione, alla scuola di specializzazione, ha una lunga anche attività di amministratore pubblico, è stato assessore, vice sindaco della città di Catanzaro per un periodo non molto lungo, ma comunque significativo. Poi magari ricorderemo cos'era il Politeama, cos'era esatto. la città di Catanzaro senza Politeama, esatto. senza auditorium, esatto. senza San Giovanni. Era una città triste, nonostante diciamo, i ricordi tendano come sempre ad addolcire. Ma noi la ricordiamo bene, sì, caro, sì, lo so. Carovello, la ricordiamo bene. Certo. Abbiamo qualche annetto ed è anche ovviamente un organizzatore culturale, come avete avuto modo di ascoltare dalle sue parole, ed è anche chiaramente un manager della industria o della offerta culturale della città. Oh, dopo questa immersione nel passato, dopo tanta bontà da parte del conduttore, no, cose dovute assolutamente, ritorniamo all'attualità. Si è chiaramente conclusa la stagione dell'opera con tre opere, mi pare, due opere e due balletti. Opere di una certa importanza, mi pare Carmen, è vero, è la Traviata, Cavalleria Rusticana, esatto, e Pagliacci, il dittico di Leon Cavallo, bravo, di Leon Cavallo, la Traviata e la Carmen era il balletto di Milano. Esatto, la Carmen era il balletto, esatto, non ricordavo poi troppo male, però la stagione prosegue con la rassegna dedicata a cinema e musica. Questa è l'ennesima edizione sì. di una rassegna musica e cinema che facciamo da anni al Teatro Politeama, ovviamente con il sovrintendente Gianvito Casadonna, che ricordiamo, che saluto anche dalla sede di Catanzaro in Forma, perché non è qui in città, perché sennò altrimenti sarebbe fuori città, quindi solo per questo non è presente, però ecco, abbiamo lavorato assieme a cercare di dare continuità anche a questa rassegna, perché ripeto, oramai è entrata nella programmazione continua del Politeama. Quest'anno tra l'altro sarà molto interessante, anche perché la serata inaugurale è dedicata ad Ennio Morricone, che tutti sanno essere stato cittadino, gli è stata conferita la cittadinanza onoraria a Catanzaro, è stato presente tre volte con la sua orchestra Roma Sinfonietta. Mi piace ricordare, lasciatemelo dire, che il primo concerto di Ennio Morricone a Catanzaro lo organizzai io con Mario Foglietti, perché non era mai venuto Enrico Morricone nella nostra città, però da quel primo concerto poi nacque una bella collaborazione che portò anche alla cittadinanza onoraria ad Ennio Morricone. La serata è organizzata dalla Fondazione Politeama e sul palcoscenico ci sarà l'Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta da Filippo Orlia. Come si saprà, ma io lo ripeto, l'Orchestra Filarmonica della Calabria è un po' figlia del Conservatorio Tchaikovsky, certo. che dopo tanti anni siamo riusciti a portarlo anche in città con una sede all'ex Palazzo Stella, certo. quindi anche questo è un fatto importante, perché anche con il Conservatorio abbiamo attivato, o meglio riattivato, una convenzione triennale, per cui il conservatorio sarà ospitato presso il Teatro Politeama ed organizzeremo, dopo musica e cinema, sul finire della stagione, organizzeremo anche una piccola rassegna sinfonica
di sinfonica, proprio per cercare di avvicinare il pubblico anche a questo genere, magari meno rappresentato, però sempre importante, perché un teatro come il Politeama deve far di tutto. Esatto. È chiaro che deve avere delle stagioni che fanno prosa, musical, stagione sinfonica, opere liriche. Ovviamente su questo poi sì, no, ritorneremo. Voglio soltanto ricordare che l'attività didattica del Tchaikovsky è attualmente in corso regolarmente, e quindi è stato raggiunto un traguardo non indifferente per la crescita culturale di Catanzaro. Perché voglio ricordare, magari lo facciamo insieme un attimo, ritornando al passato, cos'era Catanzaro, dicevamo prima. Prima dell'apertura delle Politeama, che fu la stagione anche che però portò anche l'apertura di tanti altri luoghi di ritrovo, di riunione, di un pubblico numeroso, che non c'era negli anni, fino agli anni 80 mi pare assolutamente, Catanzaro era assolutamente priva di spazi. Dove poter io che mi sono sempre occupato di queste cose, ricordo ancora quando ritornai dopo un periodo, non solo per gli studi universitari, ma avevo anche cominciato ad esercitare la professione a Roma e poi ritornai a Catanzaro. Beh, se penso a quegli anni di ritorno nella città con veramente una realtà sprovvista di tutto, perché ricordo che nel periodo in cui io sono stato vice sindaco e assessore alla cultura, c'era veramente la difficoltà di trovare gli spazi idonei per organizzare manifestazioni. Mi inventai un teatro tende in Piazza Prefettura, che forse ricorderete, cioè, non c'era veramente il posto dove poter fare rappresentazioni di un certo livello, per cui in quell'occasione, che era anche il periodo natalizio, ci inventammo questo teatro tenda, lo piazzammo in Piazza Prefettura e per 20 giorni spettacoli ogni sera, anche di un certo livello, direi anche là con molta partecipazione di pubblico. Oppure la prima rassegna jazz, che l'abbiamo fatta nella Galleria Mancuso, anche là non c'erano degli spazi, ma quando inventammo con gli amici della cooperativa Atlantide. Inventammo il Catanzaro Jazz Fest, no, in questa assoluta mancanza di spazi organizzammo e anche lì arrivarono grandi nomi del panorama anche jazz grandi internale. Nomi però ripeto, era veramente uno spirito, un'attività pionieristica, ma anche, diciamo, ma anche spettacoli nell'ex mattatoio. Ah, sì, anche là, che ora era diventato un centro dell'artigianato, poi ora ancora è chiuso, quindi ancora bisogna capire cosa sarà mai da grande quello spazio dell'ex mattatoio, ma anche là organizzammo delle manifestazioni. È in previsione dell'archivio storico, insomma. Proprio per questo, perché quando arrivai non c'era il Politeama, non c'era il San Giovanni, non c'era l'Auditorium, non c'era l'Aria Magna Grecia, esatto. C'era nessuna di queste strutture dove poter fare come dire, spettacolo e cultura nella nostra città. Per cui oggi credo che noi siamo in una situazione veramente incredibile. Beh, ricordiamo che il grande concerto di Vasco Rossi, che ha fatto storia, fu effettuato, diciamo, in plein air, proprio per una questo. Cosa aggiuntiva. Anche là, per la difficoltà di trovare degli spazi, perché ricordo che anche allo stadio comunale era difficile fare concerti. Certo. Anche là, quando io ricoprivo quella carica, tante volte abbiamo dovuto fare i miracoli per poter consentire grandi esibizioni da Ligabue ad altri grandi artisti che in mancanza di spazi bisognava, come dire, adattarsi. Allora lo stadio Ceravolo alla bisogna serviva anche a questo. Anche a questo, ma non ci lasciamo travolgere la nostalgia. Bravo. Ritorniamo al presente. Eravamo arrivati a Morricone. Dopo Morricone ci sono due musical, okay. C'è Peter Pan e Scratch, anche questi, come dire, sono trasposizioni teatrali di grandi film, e poi c'è uno spettacolo delizioso che chiude la rassegna, che si chiama Il Treno delle Meraviglie, che è un po' un mix tra teatro, danza, circo, è un'assoluta novità nella nostra regione, una compagnia che tra l'altro è stata presente al Festival di Spoleto, quindi qualità sicura, è un'occasione per i catanzaresi, io mi auguro anche che arrivino spettatori da altre parti della regione, perché sono spettacoli veramente molto, molto belli, ma come dire, difficili da vedere,
perché hanno dei costi, hanno anche delle scene importanti, per cui gli spazi al chiuso nella nostra regione non è che siano molti. Certo. Cioè, il Politeama c'ha un palcoscenico di oltre 500 metri quadrati, per cui su quel palcoscenico si può fare di tutto. Costa, lei sarà chiaramente in contatto con molta, molta gente, anche di grande nome. Qual è, diciamo, il giudizio, ecco, dell'acustica del teatro che carpisce dagli orchestrali o dai cantanti che arrivano? Abbiamo tre episodi da poter raccontare con tre grandissimi artisti. Questo per dire che spesso siamo come al solito, noi catanzaresi, ma anche noi calabresi, un po' ad avere sempre questa cultura del piagnisteo. Però io ricordo quando parliamo di Colin Davis, direttore della London Symphony Orchestra, uno dei grandi eventi che sono stati fatti al Politeama, di Yuri Temirkanov, recentemente scomparso, direttore della Filarmonica di San Pietroburgo. Parliamo di José Carreras. Bene, queste persone che, ma ce ne sono tanti altri, che sono l'Orchestra Toscanini, l'Arena di Verona, tutti questi grandi spettacoli, questi grandi artisti hanno, come dire, pubblicamente detto, perché se andiamo a prendere la rassegna stampa del tempo, potremo leggere che questi grandi artisti hanno detto che l'acustica del Politeama era perfetta. Era perfetto. Io ricordo Temirkanov che, seduto in platea mentre facevano le prove gli orchestrali, rimase affascinato dalla qualità del suono e dell'acustica del teatro. Quindi non è soltanto un bel teatro, ma è anche un buon teatro. Ma infatti io dico sempre, quello è un teatro, il Politeama, è un teatro che, come dire, è dedicato ai grandi eventi. Certo. Cioè, il Politeama si inorgoglisce, dà il meglio di sé quando ospita spettacoli di un certo livello, perché quella è la sua vocazione e quella è la sua destinazione. Voler farlo diventare un piccolo teatro con delle stagioni magari povere di qualità, sì, quello vorrebbe dire uccidere il teatro. E per mia esperienza, la mia lunga esperienza, come ricordava il conduttore, ricordo di aver organizzato il primo concerto nel 1974. Al teatro comunale, quindi quest'anno festeggio i 50 anni. I capelli non erano bianchi all'epoca. I 50 anni di attività festeggio. Davvero bianchi i capelli. No? Per lunga esperienza posso dire che nel momento in cui un teatro si chiude, poi è difficilissimo riaprirlo, soprattutto un teatro, certo, come il Politeama, che già dopo 22 anni necessita di alcuni interventi, ma se le cose dovessero precipitare, poi purtroppo penso che una chiusura prolungata difficilmente potrebbe portare a una riapertura dello spazio. D'altronde basta guardarsi in giro, tanti teatri italiani, certo, anche teatri importanti, quando hanno abbassato il sipario, quel sipario non si è più rialzato. Quindi primo, non lasciare precipitare le cose. Perfetto, è il nostro slogan. Volevo, tanto per essere, chi volesse, diciamo, essere presente a questa rassegna musica e cinema, cosa deve fare? C'è un abbonamento? Come funziona? Oppure si può accedere ai singoli avvenimenti? Grazie per la domanda, perché mi permette di aggiungere delle cose. Noi abbiamo fatto una campagna abbonamenti, perché chiaramente si possono acquistare sia online, Live Ticket è il nostro servizio di biglietteria, ma basta andare sul sito del Politeama per acquistare il biglietto, ma anche per gli abbonamenti, perché abbiamo ridotto i prezzi veramente al massimo, proprio per consentire la massima partecipazione, e accanto a questo abbiamo anche portato un'ulteriore riduzione del 20% per gli studenti universitari, gli studenti dell'Accademia di Belle Arti, gli studenti dei conservatori, per i CRAL, per le associazioni culturali, proprio per cercare di agevolare, anche con una scontistica particolare, la maggiore partecipazione. Perché il teatro è un luogo pubblico, il teatro è un luogo di aggregazione, è un luogo di coesione, è un luogo di incontro, è un luogo di dibattito, di confronto, per cui la partecipazione va sempre incrementata, però poi spetta anche ai cittadini, agli spettatori, agli studenti, perché noi notiamo un poco interesse da parte, sì,
per esempio del mondo universitario, ma anche della stessa accademia, nello stesso conservatorio. Nonostante queste politiche, diciamo, di grande scontistica, sì, di scontistica, però questa risposta non questa, c'è stata, diciamo, questa grande risposta non c'è. Allora ci auguriamo che attraverso una rassegna anche particolare che piace ai giovani, che con uno spettacolo di qualità, speriamo che sia un'occasione, sì, perché... per avvicinare ulteriore pubblico. Perché alla la risposta funzione del pubblico non è soltanto una questione economica, è invece ecco, anche una questione, come dire, di stimolo ulteriore per approfondire e cercare di migliorare sempre l'offerta. Lo spettacolo dal vivo, certo, è sempre una delle migliori cose, cioè, certo, c'è una grande differenza, no? È la stessa di andare a vedere un concerto musicale dal vivo oppure di vederlo in TV, sì, o in streaming, è tutta un'altra cosa. È come la partita di pallone, no? Quindi è preferibile andare allo stadio invece di vederlo sul divano. Certamente. Palmerino. Sì, bello, ascoltavo compiaciuto la descrizione che faceva il direttore del Teatro Politeama e pensavo che, chi lo sa, un festival della canzone italiana al Teatro Politeama, come sarebbe? Pensando che il palco di Sanremo è un 10 per 20, rispetto al nostro palco e con l'acustica che abbiamo, chissà quale grande evento ne verrebbe. Ma parliamo di costi. Se posso interrompere, sì, un attimo solo, perché quello che lei dice è verissimo. Tanto è vero che noi per 2 anni abbiamo ospitato le registrazioni di Italia Got Talent. Certo. Che hanno bisogno proprio di quegli spazi cui accennava lei e che se poi qualcuno ha visto lo spettacolo in TV, quindi quella registrazione fatta al Teatro Politeama, avrà visto pure l'effetto televisivo del Politeama, sì, certo, che è un effetto splendido, per cui ecco, il Festival della Canzone si potrebbe fare anche questo, almeno come struttura, al Politeama si può fare tutto, ovviamente poi mancano altre cose. Sì, allora dal web ci chiedono, può sembrare strano parlare di denaro, ma io le chiedo, giusto come informazione, se gli introiti e gli incassi di una stagione teatrale o lirica che sia, riescono a coprire le spese sostenute per l'attività teatrale del nostro Politeama. Mai. La domanda è diretta, ma è pertinente, perché ci introduce anche un altro spaccato su cui dobbiamo senz'altro parlare. Prego, Costa. Allora, nessun teatro vive con gli incassi dei biglietti e degli abbonamenti. Questo bisogna dirlo con estrema chiarezza, perché i teatri, questo tipo di attività culturale necessita di contributi, contributi pubblici, ovviamente anche di contributi privati. Però sappiamo che nella nostra regione, nella nostra città, è difficile avere questo mecenatismo. A dire la verità, c'è stato qualche episodio, lo voglio anche ricordare, quello del Cavalier Colossimo, che ci dava una mano, ci dava un contributo quando noi facevamo le opere liriche, perché Giovanni Colossimo era grande amante delle opere liriche. Quindi Giovanni quando... Colossimo è un nome di cui dobbiamo tornare a, sì, parlare, certo, tra poco. Prego. Quindi essendo un amante della lirica, quando noi organizzavamo quelle rappresentazioni, Giovanni Colossimo ci è stato sempre vicino, questo bisogna dirlo, però bisogna anche dire che è stato uno dei pochissimi, per cui se noi pensiamo che un teatro come il Politeama, noi dobbiamo fare i paragoni con teatri, diciamo, della stessa dimensione, della stessa capienza. Allora, teatri di questa mole, di questa organizzazione, struttura, eccetera, eccetera, in altre parti d'Italia ricevono complessivamente tra contributi pubblici e privati da 1,5 milioni, 2 milioni di euro all'anno. Queste sono le realtà, basta andare sui siti web delle fondazioni o dei teatri e si vedrà che questi sono i dati reali. Beh, il Politeama negli ultimi anni, prima, durante l'ultima sindacatura Abramo, sì, abbiamo avuto 300.000 euro, nella sindacatura, per il primo anno della sindacatura Fiorita abbiamo avuto 120.000 euro. Allora, se si pensa di poter mantenere un teatro come il Politeama con questi contributi, nonostante tutti i miei sforzi, tutti i miei, tra virgolette, miracoli, beh, il destino è segnato, si sta aspettando
un'eventuale contribuzione della Regione Calabria, perché anche là con i fondi europei, ma anche con fondi del PNRR, probabilmente c'è un impegno della Regione per sostenere i teatri, i grandi teatri calabresi. Quindi c'è l'attesa per questo eventuale contributo regionale, però ecco, se non succedono queste cose, se non accadono gli eventi al momento non prevedibili, io vedo difficile una stagione teatrale 24-25, questo per dirlo con estrema chiarezza. Perché non, no, meglio dirlo prima, perché sì, sennò sì. Altrimenti, essendo io il manager, magari si potrà dire, ma perché non l'hai detto prima, lo dici dopo. No, la realtà è questa, noi abbiamo fatto miracolo, abbiamo avuto questo contributo regionale per la rassegna Musica e Cinema, ma anche questo attraverso bandi, perché è bene chiarire anche questo, non è che la Fondazione gode di canali privilegiati presso la Regione Calabria. Quando ci sono i bandi noi partecipiamo, partecipiamo come una qualsiasi associazione, come una qualsiasi cooperativa, circolo culturale, eccetera. Nonostante, benché, esatto, lo dice no, lei? Nonostante Regione Calabria e Provincia di Catanzaro sono soci fondatori, fanno parte con loro rappresentanti del Consiglio di Amministrazione insieme alla città di Catanzaro. Nonostante questo, diciamo, non c'è una particolare una via diretta di finanziamento, no. Né potrebbe esserci, diciamo, chiaramente dal punto di vista giuridico, legale, ci potrebbe essere, perché essendo socio fondatore, quindi potrebbe anche destinare una somma a bilancio annuale per il funzionamento della fondazione. Però questo, l'ambizione non sarebbe tanto esclusiva, diciamo, del teatro Politeama, ma dovrebbe riguardare i grandi teatri delle città, perlomeno i più importanti. Ma questo c'è teatri. Stato, lei sì. Ricorderà che c'è stato il precedente della collaborazione che è stata con il Teatro Rendano, sì. Di Cosenza, con il Teatro Cilea e con il Politeama per due stagioni consecutive, utilizzando un piccolo contributo regionale, abbiamo fatto in coproduzione delle opere liriche, tre opere liriche per stagione rappresentate per tre repliche nei tre teatri, con un grande successo, anche perché questo tipo è la grande ambizione degli enti lirici, insomma, quella di fare costruire e quella di fare produzione, perché diciamo la verità, un teatro come il Politeama dovrebbe fare anche produzione. Tra l'altro, quando si fanno queste operazioni, quindi queste coproduzioni, tu hai la possibilità di entrare in contatto con le altre realtà del settore. In quel periodo avevamo preso contatti con il circuito aslico della regione Lombardia, con l'altro circuito dei teatri veneti, per cui è chiaro che poi si creano queste sinergie, queste collaborazioni, e questo vuol dire anche in termini pratici, perché bisogna anche ricordare che intorno al teatro e alle attività culturali poi gira il lavoro di tecnici, di artisti, di registi, tutto quello che si muove. Quando abbiamo ospitato Italia Got Talent, la troupe era di 150 persone, sono stati qua 7 giorni e ogni sera, ogni pomeriggio il teatro era pieno con 2 spettacoli, quindi migliaia di persone che sono state presenti nel centro storico per una settimana, e si comprende bene quello che vuol dire in termini di ospitalità, di ristoranti, di alberghi e di, no, e di un indotto che si muove intorno al teatro. Però questo sembra sfuggire, perché la cultura forse è destinata a menti pigre. Quindi fino a questo momento però possiamo dire che se qualche contributo è arrivato da parte regionale è stato fatto attraverso la partecipazione della Fondazione a bandi pubblici, e questi bandi chiaramente sono sempre, come dire, un punto interrogativo, cioè quando vanno bene e cioè quando vanno male. Mi pare appunto che l'ultimo... Ha riassunto brevemente. perché chiaramente questi temi poi ritornano ciclicamente anche nel dibattito civile e politico cittadino, per esempio la questione del decurtamento, diciamo, del finanziamento diretto del comune fu uno dei punti di attacco della polemica politica cittadina, insomma, dell'opposizione, che mi pare fece addirittura una conferenza on the road, ricordo, davanti proprio il Politeama, per sottolineare questa differenza di... Ma guarda, se c'è un errore che il mondo politico fa è quello di cercare di accaparrarsi
strumenti che hanno a che fare con la cultura. Cioè, questo è un errore incredibile. Cioè, io lo posso dire chiaramente perché, come dire, ci sono passato, ma quando io sono stato assessore alla cultura, io andavo a vedere quelle che erano le proposte che venivano dall'associazione, dagli organizzatori. Non ho mai fatto, e se c'è qualcuno che, come dire, che mi voglia smentire, che lo faccia, perché non ho mai fatto favoritismi di nessun genere, né ho guardato appartenenze politiche. Ho guardato sempre la validità della proposta, e su quella validità della proposta noi all'epoca, per chi lo ricorda, organizzammo veramente centinaia di eventi, anche perché poi la mia stagione fu brevissima. Mi fa piacere che sia ancora ricordata, quindi vuol dire che qualcosa di buono forse l'ho fatto, ma in fin dei conti io, assessore alla cultura e vice sindaco, sono stato solo per 4 anni, quindi... Vabbè, perché poi passò, diciamo, a dirigere, mi pare, la Fondazione poi, Politeama. Sì, poi andai al Politeama. Ci fu poi un'interruzione, chiaramente. Poi ci fu un'interruzione dovuta, ecco, a quello che non dovrebbe mai succedere, quella per avvicendamenti politici. Sì, va bene. Però poi, come dire, ho avuto la mia soddisfazione di essere richiamato, perché il Politeama poi, in quel momento, anche in quel momento, correva il rischio di una chiusura, perché la precedente gestione aveva lasciato un debito di oltre 1 milione di euro. Quindi ci abbiamo lavorato in quel periodo, abbiamo rimesso in moto le cose, piano piano abbiamo superato questa fase di criticità e, come dire, il Politeama poi... Pensate un attimo, gli ultimi 4 anni sono stati terribili. Certo. Sia dal punto di vista economico, certo. E se si pensa anche al periodo della pandemia, esatto. Il 2020 con il Covid, quindi certo. Con l'emergenza sanitaria, sono stati anni terribili, perché tenendo conto che noi, però, a parte quei periodi di chiusura che erano dettate dalle disposizioni, diciamo, di legge sanitaria a tutela, eccetera, eccetera, però noi abbiamo continuato sempre a programmare. Cioè, il Politeama è stato sempre aperto, ha continuato a fare spettacoli anche in quel periodo, con l'emergenza sanitaria e poi con la carenza economica. Allora, sarebbe, come dire, sarebbe difficile ammettere che laddove non è riuscito il Covid, magari ci riescono altre situazioni che potrebbero portare alla chiusura del Politeama. Intanto dobbiamo dire che attualmente l'attività della prossima stagione chiaramente non è ancora finanziata, perché ancora non... È ferma. Sì. È ferma, quindi ancora non c'è una stagione programmata. Non c'è una certezza. Allora, io credo di essere stato sempre molto attento nella gestione del Teatro Politeama, perché grazie a Dio ad oggi il Politeama non ha un euro di debito. Quando noi andiamo a chiamare le compagnie non c'è nessun problema, perché le compagnie sanno che possono tranquillamente venire a Catanzaro, che sono garantite anche nei pagamenti e nell'ospitalità. Quindi da questo punto di vista io aspetto sempre che ci sia la disponibilità economica, avere la certezza di sapere quali sono i finanziamenti su cui il Politeama può contare. Su quello ovviamente si va a programmare la stagione, ma io non programmerò mai una stagione assieme al Cassadonte e agli altri amici che collaborano nella gestione del Politeama, non lo farò mai con bilanci o con capitoli a zero, perché questo veramente è poco professionale, e io ci tengo sempre a dire che al di là di ogni cosa io sono prima un professionista, sia come avvocato e sia come organizzatore culturale. Quindi nei miei incarichi io cerco sempre di stare molto attento a quella che è una corretta gestione di risorse pubbliche. Ritorniamo sul tema, però prima volevo sapere proprio a proposito di gestione di risorse, ma questa volta non pubbliche. Qualcuno ci chiede: può dirci quante unità lavorative occupa in pianta stabile il Politeama? E poi ci chiede, curiosità mi spinge a chiederle, se per i vari eventi artistici che si susseguono siano state create maestranze locali a supporto di scenografie o anche comparse attinenti in Catanzaro e provincia. Insomma, il Politeama è riuscito a creare nuove figure nel settore incrementando la produttività cittadina? Beh, io direi di sì. Intanto noi abbiamo come personale fisso 5 unità, quindi solo 5 persone. Sono solo, diciamo solo, perché ce ne vorrebbero sicuramente di più. Beh, anche qua basta guardare le dotazioni organiche anche degli altri teatri e si vedrà che
non meno di 30 persone tra tecnici, amministrativi e altro. Qua abbiamo soltanto 5 dipendenti e poi ovviamente io come il sovrintendente, come il responsabile della sicurezza, siamo, come dire, a contratto con collaborazione, con contratti di collaborazione professionale. Quindi, come vedete, è un organico ridotto all'osso. Beh, da questo punto di vista noi abbiamo sempre cercato di coinvolgere. Quando facevamo le produzioni liriche, come dicevo poco fa, in quelle occasioni abbiamo sempre cercato di, anche i ragazzi dell'Accademia di Belle Arti abbiamo coinvolto quando abbiamo fatto per esempio la scenografia e l'allestimento al Teatro Politeama di Madame Bovary. No? Di Madame Butterfly, certo. È un'altra Madame. È una Madame. Di Madame Butterfly l'abbiamo fatta anche con ambedue i tecnici locali. Però, sono state sfortunate tutte e due, però no, noi ci siamo limitati a fare la Butterfly, magari okay. Poi faremo anche l'altra. Quindi dicevo, li abbiamo sempre coinvolte le maestranze locali in questa occasione, ma c'era un altro bel progetto che purtroppo non andò avanti dopo che io lasciai il Teatro Politeama, era quello di un percorso formativo che avevamo messo in essere, esatto, con le scuole civiche di Milano, forse ricorderete, tra l'altro le scuole civiche di Milano sono tra le migliori realtà formative europee, non italiane, sempre grazie a questi rapporti, queste relazioni personali, avevamo fatto una convenzione con le scuole civiche e avevamo attivato dei percorsi qua al Teatro Politeama con la possibilità poi di fare degli stage a Milano per la formazione di queste figure professionali. Certo. Io ricordo, quelle piccole soddisfazioni occorrono pure. Ricordo di aver incontrato casualmente a Roma un ragazzo che, a dire la verità, io non l'avevo riconosciuto, però mi venne incontro sorridente per ringraziarmi, ma non mi interessa questo ovviamente dire, ma il suo entusiasmo, la sua felicità era che attraverso quel corso che aveva fatto a Catanzaro e poi con lo stage a Milano, questo ragazzo aveva trovato occupazione nel settore che adorava, perché io lo ricordo ancora, era un ragazzo entusiasta di queste attività, aveva trovato lavoro a Milano in una struttura importante, proprio approfittando di quel corso che aveva fatto qua con il seguito a Milano, che gli aveva dato l'opportunità di crescere professionalmente e di inserirsi. Quindi le cose si possono fare, guardate, lasciatevelo dire da chi, come dicevamo prima, è da tanti anni che si occupa di queste cose. Si possono fare, occorre determinazione, occorrono impegni concreti e occorre anche dedizione ed entusiasmo per le cose che si fanno. E allora da questo punto di vista, ma chi pensava mai che Catanzaro poteva ospitare la London Symphony Orchestra, la Filarmonica di San Pietroburgo, l'Aida di Zeffirelli, che è quella più rappresentata nel mondo, è stata in Cina, è stata in America, è stata in Sud America, è stata ovunque. Beh, quella versione dell'Aida è stata al Politeama. E allora, se queste cose continuano a dare entusiasmo, allora ben vengano, perché c'è ancora molto da lavorare. Ma se si pensa di tenere un teatro, come dire, a sopravvivere, io non sono più interessato. E andiamo appunto a vedere l'immediato futuro, non tanto di Costa, che ci interessa sempre chiaramente, ma della fondazione e del teatro. Mi pare di ricordare che il management attuale della fondazione è in scadenza, sia direttore generale che sovrintendente sono a scadenza quando? 31 luglio. Ricordo anche, per inquadrare bene la situazione, che fu scelta dell'attuale sindaco Nicola Fiodita di procrastinare di rispettare il contratto in essere e quindi di non intervenire. Questo è verissimo. Quindi si attende, diciamo, la scadenza. Cosa succede alla scadenza? Non voglio sapere chiaramente le intenzioni personali di Costa, ma chiaramente occorrerà procedere. Ha fatto bene a sottolineare questo. Qua non è che si tratta di personalizzare le cose. Qua la prima bisogna prima decidere cosa fare del teatro. Allora, se il Teatro Politeama deve continuare a vivere, deve continuare ad avere una sua attività, è necessario rivedere quelle che sono le possibilità di mantenere in vita
questo tipo di teatro a Catanzaro, perché altrimenti bisognerebbe prendere atto, sì, sarà una decisione dolorosissima, però bisognerà prendere atto che una città come Catanzaro non può permettersi un teatro. Ripeto, questo sarebbe gravissimo nel momento in cui anche a Crotone e a Vibo Valentia aprono dei teatri dove ci sono delle, come dire, delle buone intenzioni di rilanciare sia il Teatro Rendano che il Teatro Cilea, quindi sarebbe dolorosissimo pensare che questa città non si può permettere un teatro come il Politeama. Ovviamente io mi auguro di no, anche perché con il sindaco Fiorita, col quale sul piano personale c'è un ottimo rapporto, stiamo collaborando a mantenere in vita la struttura, quindi ripeto, non stiamo a discutere di queste cose, stiamo a discutere di fatti oggettivi. Mantenere in vita la struttura vuol dire avere le risorse economiche disponibili. E su questo, come dire, ci abbiamo lavorato e ci stiamo lavorando. Abbiamo anche aperto una scuola di ballo, esatto, al, sì, Teatro Politeama. Come dicevo prima, abbiamo rinnovato la convenzione con il Conservatorio Tchaikovsky, stiamo facendo le rassegne, c'è un'entrata che dovrebbe essere prossima, almeno una volta terminate alcune, un iter diciamo, procedurale, ma dovrebbe essere prossima l'entrata della Camera di Commercio. Come sapete c'è stata anche la consegna dello spazio fieristico a Catanzaro Unito. Questo è un argomento molto importante, prego, Costa, lo introduca lei, date la consegna? Sì, la consegna. Nei giorni scorsi, come dire, è stata formalmente consegnata quell'area prospiciente la stazione di Catanzaro Unito alla Fondazione Politeama. Perché? Perché era già stato modificato lo statuto. E nella modifica era stato inserito che la Fondazione Politeama poteva anche prendere in gestione altre strutture, quindi non soltanto l'area fieristica, ma altre strutture ovviamente compatibili con l'attività della Fondazione. E quindi con la modifica dello statuto era stata anche inserita la possibilità che laddove venissero affidate alla Fondazione Politeama strutture di questo tipo, bisognava anche individuare persone, come dire, figure professionali esperte nel settore. Ora è chiaro che nel momento in cui la Fondazione Politeama, che fa un'attività che è compatibile, perché vorrei ricordare che quell'area di circa 5.000 metri quadrati coperti, la Magna Grecia, quella della Magna Grecia, sì, è, come dire, per me credo che sia perfetta per ospitare anche spettacoli di un certo livello, perché probabilmente là, fatte le dovute verifiche, certo, si potrebbe avere una capienza di 3.000 persone circa. Quindi lei comprende che, certo, una struttura con 3.000 persone è, almeno per alcuni spettacoli, per alcuni eventi, offrendo una maggiore capienza rispetto a quella del Politeama, che ne fa circa 1.000, con 3.000 spettatori è possibile organizzare altri tipi di eventi che magari non troverebbero ospitalità al Politeama proprio per motivi di capienza generale degli spettatori. In più c'è quello spazio esterno, certo, ma quindi anche quello venne utilizzato. Esatto, ma voglio ricordare che inaugurai anche io quell'area Magna Grecia con il primo concerto all'aperto, dove tra l'altro venne anche Fiorello. Tanti, furono tanti gli spettatori. Venne anche Fiorello, lei ricorderà che c'era anche Gigi Proietti, c'era anche, vero, no, ma anche il Notre Dame. Notre Dame, esatto, de Paris venne fatto. Insomma, in, la tradizione di Catanzaro ce l'ha, insomma, la tradizione ce l'ha, ci sono le forze, c'è la capacità, c'è l'esperienza, quindi ecco, bisogna mettere assieme tutte queste cose. Io mi auguro che il sindaco Fiorita, che in questa azione però non deve essere lasciato solo, io ho cercato di dirglielo e lo dico anche in questa sede, beh, la Fondazione Politeama non è solo il comune di Catanzaro, perché altrimenti si pensa che sia una struttura comunale, perché chiaramente la persona più esposta è il sindaco che tra l'altro per statuto, perché il presidente, il sindaco è il presidente della Fondazione Politeama, quindi capisco che è più esposto, però il sindaco Fiorita deve fortemente chiedere la collaborazione anche degli altri enti della Regione Calabria per quello che può fare. Nonostante le difficoltà, certo, economiche con la provincia, se arriva la Camera di Commercio, possibilmente qualche soggetto privato, e allora mettendo assieme un pool, una squadra, probabilmente si potrà guardare al futuro della Fondazione con un maggior ottimismo. Però io invito il sindaco a non pensare che sia solo una struttura comunale, è una struttura
è la fondazione, è un ente dotato di personalità giuridica e quindi con la possibilità di coinvolgere altre esperienze, certo, nella gestione e nel rilancio della fondazione. È presumibile quindi che l'amministrazione comunale intenda divenire a una manifestazione di interesse in prossimità della scadenza di contratto? Beh, questo a dire la verità ce la siamo data come, come dire, come modalità operativa, quindi stiamo lavorando proprio su una manifestazione di interesse per vedere un attimo se si riesce ad individuare una figura professionale dotata di competenza specifica, perché organizzare fiere, organizzare questo tipo di attività non è una cosa tanta semplice. Per quanto riguarda lo spazio, per quanto riguarda, ovviamente parliamo dello spazio ente fiere. Ma la stessa manifestazione dovrà essere effettuata nei confronti del management della fondazione? Sì, ripeto, il metodo che ci siamo dati anche in precedenza è stato sempre quello di fare delle manifestazioni di interesse, perché, come dire, è sempre bene farle, perché io ritengo che ci potrebbero arrivare anche a Catanzaro, ovviamente bisogna poi vedere il reale interesse, anche magari figure professionali dotate di grandissima esperienza che potrebbero arricchire ancora di più quella che è stata la vita della fondazione finora. D'accordo, diamo uno sguardo, ampliamo l'ambito istituzionale della fondazione. E lo faccio anche nella considerazione che Aldo Costa è anche presidente del consiglio di amministrazione dell'Accademia di Belle Arti. Tra Fondazione Pluriteama, Accademia di Belle Arti, Conservatorio e altri soggetti pubblici e privati, mi pare si è intavolato il discorso che ha già qualche anno di attività, diciamo, del polo delle arti, dell'ambizione di poter effettivamente dare a Catanzaro questa caratteristica di città vocata alla cultura e alle arti applicate. Non so se il progetto poi effettivamente sta andando avanti oppure si è soltanto trattato di una manifestazione così di intenti, non poi seguente. Allora, nei prossimi giorni ci sarà proprio un incontro, su questo stiamo lavorando anche con il sindaco Fiorito e con l'assessore alla cultura Donatella Monteverdi. Sì. Ci stiamo lavorando assieme, ci sarà un incontro nei prossimi giorni, perché? Perché oltre un anno fa firmammo una bozza di accordo, una convenzione con la Fondazione Politeama, l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio, il Comune di Catanzaro, la Provincia di Catanzaro, proprio per cercare di mettere assieme anche l'Università. L'università, non dimentichiamo, certo, che per, esatto, per la prima volta riuscimmo a far sottoscrivere questa convenzione anche all'Università. E devo dire che nei giorni scorsi ho incontrato anche il magnifico rettore, l'ho incontrato casualmente senza incontri formali, e mi ha rinnovato questa attenzione dell'Università sulla ipotesi di costituire un Politecnico delle Arti, che tra l'altro questo è previsto dalla legge di riforma dell'Accademia di Belle Arti e la legge numero 508 del 99, che aveva un po', come dire, orientato le accademie e i conservatori verso lidi diciamo più attraenti, ed era prevista la possibilità che queste istituzioni, il cosiddetto comparto AFAM, mm-hmm, potesse trovare delle sinergie per poter lavorare assieme. C'è un esempio recentissimo di qualche mese fa a Firenze, dove l'Accademia di Firenze, il Conservatorio, anche l'ISIA, ma anche una fondazione bancaria, hanno costituito un Politecnico delle Arti, che anche per capirci su quale potrebbe essere il funzionamento. È chiaro che questo tipo, questa struttura deve avere compiti diversi dagli enti che lo costituiscono. Non è che il Politecnico delle Arti deve fare le cose che già fa l'Accademia o che fa il Conservatorio, bisogna individuare nuovi percorsi formativi, soprattutto questo, nuovi percorsi formativi, ed individuare quelle che sono le carenze nella nostra regione, laddove, come diceva anche poc'anzi Palmerino, c'è una serie di figure professionali che magari si devono formare
E pensiamo soprattutto proprio ai tecnici delle strutture teatrali, non solo dei teatri, ma pensiamo anche all'auditorium, pensiamo anche quando c'è un uso come dire, spettacolistico degli stadi, ma là occorre sempre come dire, gente qualificata, gente esperta, tecnici del settore. Beh, la formazione. Il complesso monumentale del San Giovanni. Il complesso monumentale del San Giovanni. La formazione in questo settore è molto carente, certo, nella nostra regione. Allora, il Politecnico potrebbe intervenire con l'individuazione di queste carenze ed andare a creare dei percorsi formativi che potrebbero essere molto importanti. D'altronde, su un altro piano, io direi parallelo, c'è il rilancio, per esempio, degli ITS. Degli istituti tecnici superiori. Questi saranno rifinanziati, sarà rivista anche un po' la formulazione delle attività e dei programmi. Beh, a mio avviso, quando si pensa al Politecnico delle Arti, in un settore diverso da quello degli ITS, ma il modello potrebbe essere quello, perché anche negli ITS, accanto agli istituti, spesso ci sono le università, certo. Ci sono, però. Se restiamo all'esempio di Firenze, beh, una fondazione bancaria che ha aderito al Politecnico delle Arti, beh, è intervenuta con un impegno di circa 3 milioni di euro all'anno. Allora, queste sono le differenze con le quali dobbiamo confrontarci. Qui non si ambisce a tanto, ma comunque sarebbe ben accetto. Chiaramente ci accontentiamo, però da questo punto di vista, insomma, voglio dire anche questo, c'è stata un'interlocuzione importante, abbiamo fatto un incontro presso la Camera di Commercio con il direttore di Confindustria, Dario Lamanna, ma anche con il presidente della Camera di Commercio, Pietro Fallo, sì. E in questa interlocuzione io proposi al presidente della Fondazione Banco di Napoli, proposi proprio questo tipo di attività che poteva magari creare interesse anche da parte delle istituzioni bancarie. Anche là c'è un'interlocuzione aperta, quindi io da questo punto di vista, come al solito, resto ottimista per quelli che saranno gli incontri futuri. È tutto un mondo che si muove, chiaramente, al di là, no? Uno potrebbe pensare sia un mondo fermo. Come si muove, per esempio, un'iniziativa della città di Catanzaro nei confronti dei comuni limitrofi? Mi pare che ultimamente c'è stato un incontro con i sindaci dei comuni vicini. Sì, questa è un'iniziativa a cui tiene molto, in questo caso, il presidente della fondazione, ma anche sindaco, la cosiddetta carta dei comuni. La carta dei comuni. Una carta dei comuni dove si sono coinvolti al momento 15 comuni, quindi 15 sindaci, che hanno sottoscritto questo manifesto, che vuole proprio cercare di avvicinare anche la popolazione che risiede in questi comuni alle attività e agli spettacoli che si tengono al Politeama. C'è già un esempio, perché il 16 noi faremo questo concerto inaugurale in omaggio a Morricone, ma la mattina del 16 potranno partecipare gratuitamente al concerto mattutino dell'Orchestra Filarmonica della Calabria, sempre diretta da Filippo Arnia. Gratuitamente potranno partecipare le scuole o anche cittadini dei comuni limitrofi di questi 15 comuni, proprio per cercare di avvicinarle anche con questo tipo di manifestazioni che magari sono meno fruibili nelle loro realtà. Non so se possiamo interessare i nostri amici del web. Sì, a proposito di fruibilità e di collegamenti, Francesco ci scrive: venire a teatro o giungere all'ente fiera vuol dire arrivarci sereni da ogni quartiere della città o provincia. Nel quartiere Lido dovrebbe essere a servizio al più presto la metropolitana di superficie, mentre non crede che si dovrebbe accelerare il riattivamento del parcheggio sottostante il Politeama una volta per tutte? E, come dire, inutile dire che io sono d'accordo su tutte e due le cose, anche se purtroppo non rientra nelle mie competenze. La metropolitana, per fortuna, i lavori continuano, perché andando in giro per la città si vede che i cantieri sono aperti, quindi speriamo che proseguano velocemente i lavori, perché è una struttura importante, un'infrastruttura importante per la città di Catanzaro. So che l'amministrazione comunale sta lavorando per cercare una soluzione sul parcheggio del Politeama, anche quello io credo, credo che l'abbiamo detto tutti, là c'è un errore iniziale, certo, sulla costruzione di quel parcheggio che ha creato disagio, ma soprattutto non ha mai funzionato in pieno. Certo.
Per non lasciare le cose a metà, abbiamo prima citato il cavaliere Giovanni Colosimo, a cui è stato intitolato l'ente fiera dell'area Magna Grecia. È stato ricordato come figura anche di mecenate delle arti e della cultura, come ha detto anche Costa, ha voluto ricordare. E chiaramente è chiaro che mancano queste figure nella città di Catanzaro, e sarebbe il caso che l'imprenditoria privata desse qualche segno in questo senso. Io voglio essere ancora più duro del conduttore. Allora, sì, è vero, lo ripeto, Giovanni Colosimo è stato vicino in alcune occasioni al Teatro Politeama, però quella di cui si sente la mancanza è l'ha anche... Ricordato, no. Scusa, l'ho ricordato Sergio Abramo in occasione appunto dell'intitolazione. Anche per questo c'è stata l'intitolazione di quello spazio a Giovanni Colosimo, però è vero pure che questa città non ha solo Giovanni Colosimo e i suoi figli ora, certo, come imprenditori. C'è un mondo imprenditoriale nella nostra città che a mio avviso dovrebbe essere più vicino alle varie iniziative culturali. Comprendo le difficoltà, però se noi andiamo a vedere un po' quelle che sono anche i manifesti, basta guardare solo i manifesti o le locandine delle stagioni teatrali o delle manifestazioni in giro per l'Italia, e si vedrà una serie di sponsor pubblici e privati che ovviamente garantiscono anche una maggiore tranquillità agli operatori. Però, perché dicevo, vorrei essere un po' anche più duro, il problema è anche di una classe dirigente nella nostra città. Cioè, bisogna dirlo chiaramente, perché c'è un abbassamento di qualità della classe dirigente di questa città in tutti i settori, dagli ordini professionali alle associazioni di categoria, a quelle che sono anche i rappresentanti di quelli che costituzionalmente si chiamano corpi intermedi. Beh, da questo punto di vista io noto che c'è veramente bisogno di un rinnovamento di classe dirigente, che ovviamente non è un fatto anagrafico. Quando si dicono queste cose non è che si pensa se viene sostituito il sessantenne col quarantenne, bisogna sempre avere come parametro quello della capacità, della qualità, dell'efficienza delle persone e delle strutture. E la cosa si ripercuote chiaramente sulla situazione in generale della città, che risente di questo stato di cose. Siamo in un piano inclinato di cui sorge difficile, si guarda difficile insomma al suo diciamo appiattimento. E si dimentica quello che è il vero male di questa regione. L'emigrazione è ripresa in maniera incredibile. Se basta fare un piccolo test anche tra i nostri amici, tra i nostri conoscenti, si vedrà che i nostri figli, a cominciare anche da mia figlia, i nostri figli lasciano questa città. E allora su questo bisognerebbe interrogarsi seriamente, anche per vedere se l'università svolge compiutamente il suo ruolo, se c'è la possibilità di creare opportunità per i nostri ragazzi, che poi vediamo che magari non riescono ad entrare, diciamo così, nei dottorati di ricerca, nelle possibilità interne all'università, e poi magari si trasferiscono fuori e li vediamo occupare le migliori postazioni. Esatto, una riflessione a mio avviso andrebbe fatta: com'è che questi giovani, quando sono qua, restano ai margini, poi si spostano e quindi ottengono lusinghieri risultati? Evidentemente qualcosa non funziona, non funziona nella selezione, non funziona nel reclutamento. Allora, la classe dirigente di una città che vuole esercitare, che aspira ad esercitare il ruolo direzionale di capoluogo della regione, non può non interrogarsi su quello che è il crollo di una classe dirigente e anche politica. La rappresentatività di questa città, anche a livello regionale, a parte ovviamente le poche eccezioni, resta un problema serio per la crescita sociale, economica, culturale della nostra città. Allora, su queste cose io non sento attenzione, non sento riflessione, non sento approfondimento. Vedo che le cose proseguono stancamente, però senza segnali di risveglio, che per primi però
dovrebbero dare i cittadini. Io come il conduttore credo che quando eravamo giovani abbiamo fatto le nostre battaglie, abbiamo cercato, per dire il vero, non ci siamo risparmiati. Beh, allora questi giovani che non si, risparmiassero, esatto, che cominciassero veramente a rivendicare i propri diritti, a farsi sentire, perché la città ha bisogno di nuove energie che, ripeto, non sono solo anagrafiche, ma sono di gente che ha voglia di impegnarsi, che ha voglia di lavorare per il futuro della nostra comunità. Questo leggero velo pessimistico che si è, che per calato, me che sono che ottimista, è calato su di noi, infine, non lo voglio lasciare, è una brutta così cosa. Quindi io vorrei, insomma, come dire, chiudere con una nota di ottimismo. Intanto chiedere ad Aldo Costa, allora, quando sapremo qualcosa di sicuro e di concreto, possibilmente di positivo, riguardo la fondazione, il teatro, l'entifiera, tutto ciò che si muove intorno? Allora, noi stiamo lavorando, come le dicevo prima, stiamo lavorando sulla manifestazione di interesse. Credo che massimo nei prima settimana, primi 10 giorni di marzo, dovremmo partire con la manifestazione di interesse. Speriamo che ci siano figure professionali competenti interessati a partecipare a questa selezione. Dopodiché il Politeama farà la stagione sinfonica ancora dopo la rassegna Musica e Cinema, farà un'altra rassegna sul teatro calabrese con delle belle occasioni, con delle compagnie nostre, locali, ma anche qualcuna che teatro viene da su fuori cui regione. C'è un discreto movimento in Calabria, quindi, non è, diciamo, sì, non sì, è, c'è, siamo all'anno zero. Ecco, no, la Calabria non è all'anno zero, no, su alcuni settori, su alcuni comparti. Quello che manca è poi come sviluppare queste iniziative, perché anche se per restare al teatro, quando parliamo di queste compagnie teatrali, alcune molto bravi, ce n'è una che miete successi ovunque, Scena Verticale di Castrovillari, che sono quelli che fanno il Festival La Primavera dei Teatri, ma ce ne sono tante altre in giro per la Calabria. Però ecco, anche il contesto nel quale operano ha bisogno di certezze. Non è possibile che i bandi regionali, tanto per ritornare all'esempio di poco fa, i bandi regionali escono, però poi fino a quando la regione, con le sue difficoltà anche burocratiche eccetera eccetera, riesce a liquidare le somme che sono state, come dire, assegnate in base a bandi pubblici, quindi nel massimo della trasparenza. Ma quando questi fondi vengono assegnati 2 anni dopo, quando la rassegna è già finita, è chiaro che gli organizzatori vanno in difficoltà, perché devono completare una rassegna, devono completare un evento, una manifestazione, cercando, spesso indebitandosi, per concludere la stagione, perché quando tu poi vai a rendicontarla alla Regione Calabria, ma anche agli altri enti, ma anche al Ministero, è la stessa cosa. Poi magari queste somme vengono liquidate a distanza di un anno e mezzo, 2 anni. Questo crea degli intoppi sui quali ovviamente bisogna intervenire. Bene, no, la guardavo prima, a lei ha una discreta somiglianza con Vittorio Sgarbi, gliel'avranno detto. È una vecchia storia, io pensavo di essere... È una vecchia storia, con... ricordo quando Sgarbi venne qua, perché era regista, fatto regista dell'opera lirica Il Rigoletto che abbiamo fatto al Politeama, quindi stette qua 7-8 giorni. E al di là della somiglianza, voglio invece ricordare un episodio per come è, come dire, è puntiglioso Sgarbi, perché sulle scene, che l'allestimento che c'era per Rigoletto, c'era un candelabro che non gli piaceva e quindi stava a guardare sempre questo arredamento delle scene, però non riusciva proprio a piacerle. Beh, ricordo che una notte, parliamo verso le 3 di mattina, dopo aver cenato, andammo in giro per la Calabria, chiamando anche a qualche rivenditore di antiquariato, ovviamente non dico i nomi per non fare pubblicità, ma girammo 3 antiquariati alle prime luci dell'alba per cercare un altro oggetto, che lo trovammo in un paese vicino, Catanzaro, e rientrammo poi alle 6 di mattina con il trofeo in mano che portammo in teatro, perché poi la sera c'erano le prove. Però al di là del personaggio, tra l'altro
ci fu anche un'altra occasione quando organizzammo la grande mostra di Mattia Preti, certo, a Catanzaro. C'era un comitato nazionale, io facevo parte in rappresentanza del comune di Catanzaro, Vittorio Sgarbi era presidente di questo comitato, ma voglio ricordare anche e soprattutto Emilia Zinzi, perché Emilia Zinzi anche lei faceva parte di questo comitato e ricordo delle bellissime discussioni, ma anche delle furibondi liti tra Sgarbi e l'Emilia Zinzi. Ed Emilia Zinzi faceva sempre la sua bella figura perché era veramente una persona a cui Catanzaro dovrebbe essere grata. Certo, una grande figura di intellettuale e di critica d'arte, professoressa chiaramente per lungo tempo del nostro liceo classico Galluppi. Bene, io non ho altro da chiedere, abbiamo passato questa piacevole ora insieme, e male che vada ci si vede in teatro, caro Aldo Costa. Tutti a teatro, il 16, perfetto. Cominciamo dal 16. D'accordo, grazie, la ringrazio della partecipazione. Grazie, grazie a voi, ci vedremo in altre occasioni. Grazie a Ugo Palmedino, grazie, a Giuseppe prossima. Cristiano che ha curato la regia. L'appuntamento per noi di Monitor è giovedì, fra due giorni, quando avremo ospite il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso. A tutti voi un arrivederci.